Fisco e governance dei mercati finanziari, questo è il tema del convegno Spring in Naples 2013, giunto alla 12ª edizione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e di Esperti Contabili circondario del Tribunale di Napoli e dal Dipartimento di Giurisprudenza. Tra gli organizzatori la Fondazione Oddcheck, la Commissione di Studio Fiscalità Internazionale, l'Università Federico II e la Seconda Università di Napoli. Il convegno si è tenuto all'Hotel Excelsior. Tra gli invitati il professor Augusto Fantozzi dell'Università Telematica Giustino Fortunato, che è intervenuto su governance e fiscalità dei mercati finanziari. Il fisco non può essere messo in difficoltà da strumenti finanziari talmente sofisticati che il fisco riesca con difficoltà a capire se il frutto è un interesse o un dividendo che vanno tassati diversamente, con la conseguenza che deve chiedere all'emittente che tipo di prodotto finanziario ha emesso. Anche qui bisogna semplificare, il fisco deve sapere quando è un dividendo e tassarlo conseguentemente, quando è un interesse e tassarlo conseguentemente. Salvatore Tramontano, presidente della Fondazione Oddcheck, ha messo l'accento sui temi trattati durante il convegno. Durante i lavori si affronteranno tutte le problematiche relative allo scambio di informazioni, che è un argomento di estrema attualità oggi, in virtù del fatto che paesi che fino a poco fa non avevano alcuna intenzione di accedere a questo strumento si stanno riconvertendo. Questo consentirà una maggiore trasparenza dei mercati finanziari con una ovviamente maggiore tutela di coloro che investono e che hanno i propri risparmi investiti nei mercati internazionali. Per Vincenzo Moretta, presidente dell'Oddcheck, è importante il contributo dei professionisti agli argomenti trattati. Dobbiamo puntare tutti quanti l'indice proprio per evitare che le speculazioni possano in qualche modo condizionare gli effetti dell'economia, dello spread e di tutti gli andamenti finanziari che generano a volte momenti di crisi.